Ciao a tutti ragazzuoli, qua è Luli, bentornati sul mio canale con questo nuovo video su Call of Duty Black Ops 3. Quest'oggi siamo su EVAC, Deathmatch a squadre. Perché faccio questo video? Faccio questo video un po' per livellare, ma un po' anche per farvi vedere un mio nuovo metodo di gioco per giocare appunto con più comodità, visto che io uso tantissimo il jump shot. E ho cambiato i comandi predefiniti, ho messo lo stick and move, che chi per voi non lo sapesse sostituisce la X con l'analogico destro, quindi si salta con l'analogico destro. La classe che voglio usare oggi è il Weevil con il mirror reflex, estrazione rapida e calcio. Intanto ammirate la bellezza della mimetica inganno sopra il Weevil e niente, andiamo un po'. Ok, non mi sono già ok, mi ero già scordato dello stick and move, però sti cazzi. Quindi regà, niente, ci facciamo spaccare il culo, perché ovviamente la partita che ho fatto prima non me l'ha contata, ma mi conta cazzo. Oddio, è stata bellissima sta granata. Che figata, raga, con tracciante vedi tutti i passi del nemico. Dai, non ci credo niente. Oh, l'ho ammazzato quel coglione. Tanto è uscito. Dai, oh, è uno scontro proprio finale tra me e lui. Tanto sarà qua dentro se gli è andata bene. Ok, mi ha rotto il cazzo quello. E intanto qua spawna Cristo. Spawna. Io non vado più là dentro perché sennò è una easy death. Intanto mi sparano da dietro. Oddio, raga, ma era un nemico, non me ne ero accorto proprio per niente. Non ci credo, no raga, è qualcosa di impossibile. Comunque questa classe è una classe, a parer mio, molto forte, perché il Weevil è una grande arma, signori, solo che... no raga, ma non riesco proprio. Faccio anche una premessa, sono le 11:24 di venerdì mattina. Ok, ce la gestiamo così noi raga, ce la gestiamo così. No, potevo fare una doppia easy. Facevo una doppia easy. Esco in prefire e ovviamente vince lei, la signorina dal caschetto. L'ho visto. Ok, doppia easy. Ho fatto un fail, stuniamo qualcuno. No raga, cioè un po' sul personale. E io vado su, via. Col brutto presentimento. Non ci credo raga, ma non... Avete visto anche voi? I colpi non entrano. Non entrano subito. Oddio raga, forse mi sono salvato il culo in questo modo.
Comunque... Ancora, raga, intanto che facevo lo schianto. È la seconda volta che mi fottono così. Ok, sei morto, stronzo! Stronzo! Noi andiamo... Ok, mio... Qua... Ci sono delle impronte, però noi andiamo su di ignoranza. Ecco, col pompa, one shottati male, come sempre, raga. Non ho stunato nessuno. Qua sento movimenti. Ok, tu sei con me. Bravo, frate. Qua ci sono dei passi che sono saliti, andiamocelo a prendere. No, regà, ma non è possibile, non è possibile, è pure finita la partita. Cioè, se nella mia squadra sono arrivato primo io, sono messi veramente male, eh. È finita. È finita così. Siamo andati in negativo... di più 10 morti, ma a noi non ce ne può fregar de meno, perché ormai sapete com'è Luli su COD, questi sono i suoi risultatacci e niente, regà. Comunque, per questo video è tutto, fatemi sapere se usate anche voi o meno lo stick and move. A parer mio è davvero un'impostazione dei comandi utilissimo per chi non avesse SCAF, quelle robe là, iPad, diciamo, da proprio da professionisti, ecco. Comunque, per questo video è tutto, siamo giunti al termine anche oggi, probabilmente stasera arriverà il secondo episodio del Luli contro, del Tutti contro Luli. E niente, raga, qui da Luli è tutto, vi si ama, un bacione, bella ragazzuoli.